Roma in diretta, bentornati in nostra compagnia. Beh, insomma, abbiamo chiuso questa pagina, devo dire, insomma, emozionante anche per noi. Non è facile trovarsi di fronte a una persona che vive un dolore ancora così vivo, così aperto e devo dire così comprensibile, che può riguardare ognuno di noi. Oggi abbiamo voluto raccontare questa storia che Anna Maria Dante ha condiviso con noi. Insomma, speriamo anche di suscitare, per così dire, l'interesse anche dell'opinione pubblica, perché questo è un tema, devo dire, un po' particolare, di cui forse poco, troppo poco si parla. Invece sarebbe bene cercare di sviscerarlo un po' più a fondo, proprio perché poi può succedere che qualcuno di noi si trovi di fronte a queste situazioni e si senta poco tutelato, come è capitato ad Anna Maria Dante, che pure è una persona che per la sua storia personale, privata, è abituata a condurre anche battaglie difficili, ma quando si vivono situazioni di questo genere, si perde una persona amata, beh, insomma, a volte le forze possono anche venir meno. Però, insomma, ci ha raccontato di questa sua battaglia, vedremo come andrà avanti. Io vorrei però adesso fare un passo indietro, andare alla giornata di ieri. C'è stata una manifestazione, c'è stato un momento un po' particolare in Campidoglio, quando a un certo punto è stato srotolato nuovamente uno striscione che campeggiava fino a pochi giorni fa sulla terrazza della piazza del Campidoglio, che insomma, chiede attenzione riguardo alla intricata e ben nota vicenda dei Marò in India. Salviamo i nostri Marò con una bandiera italiana, questo era il manifesto, che però è stato srotolato, esposto, ma nello stesso tempo quasi immediatamente tolto via dalle forze della polizia municipale presenti sulla piazza del Campidoglio. A srotolare questo manifesto c'erano diversi attivisti e tra loro c'era anche Isabella Rauti del PDL, che noi abbiamo in collegamento telefonico. Intanto mi sente, Rauti? Sì, buongiorno, la sento, onorevole, buongiorno a tutti, e non sono del PDL, sì, ecco, chiedo scusa, ma di dell'Italia. Mi stavo per correggere, le chiedo scusa dell'lapsus, sì. Però è una cosa importante da specificare, sì. Anche perché proprio in forza con Fratelli d'Italia siete scesi in campo su questa vicenda. Ci vuole spiegare intanto perché avete deciso nuovamente di srotolare questo mega manifesto, tra l'altro, dalla terrazza del Campidoglio? Sì, è mega manifesto, diciamo cartellone, esattamente come quello che era esposto nella piazza del Campidoglio da molti mesi. Vede, l'amministrazione ha deciso di rimuovere quella immagine insieme ad altre immagini, adducendo la scusa di una sorta di rispetto all'ordine michelangelesco della piazza. Io non penso che Michelangelo sia stato consultato, ritengo. Credo anche che tradizionalmente quelle immagini esposte al Campidoglio, che è il cuore di Roma, ma che è per certi aspetti anche una piazza nota in Italia, in genere quelle effigi vogliono tenere alta l'attenzione su dei casi aperti. Può essere un rapimento, può essere una situazione drammatica, e vengono tolti solo quando quel caso si è risolto. Mi viene in mente, è stata esposta per mesi, mesi e mesi, l'immagine del soldato Shalit, cosa che poi si è risolta, come nel caso della Urru, che poi è stata liberata, e via dicendo. Mentre, quindi lei dice, è una tradizione, diciamo per così dire, della nostra città approfittare di questa vetrina, di questa piazza, sì, così importante, per porre all'attenzione dell'opinione pubblica una questione importante a livello internazionale. Sì, ecco, non si tratta di figurine, insomma, si tratta di questioni estremamente importanti o drammatiche che vengono così sovraesposte. Si è deciso invece di rimuovere quella e immagino anche altre effigi, altri manifesti. Noi abbiamo pensato di rimettere al loro posto la foto dei nostri Marò, che è come un po' riportarli a casa. Purtroppo ci è stato impedito e l'immagine è stata immediatamente rimossa, addirittura la volevano anche sequestrare, quindi insomma una reazione direi spropositata, visto che il nostro era comunque un gesto simbolico e si rimetteva una cosa lì dove già c'era stata. Certo, certo. Io voglio anche dire che non è soltanto un fatto rispetto all'amministrazione di voler rimettere qualcosa che c'era, era un simbolo, era un valore ed è stato rimosso senza peraltro avvertire nessuno, né dire
lo facciamo in virtù di questo, sperando probabilmente che nessuno se ne accorgesse. E io voglio anche dire che questo tema dei Marò, al di là della questione effigie sì, effigie no, è una questione che Prima l'Italia vuole tenere veramente in evidenza il più possibile, perché non si spenga l'attenzione su questa su tutta la questione, che peraltro appare sempre più complicata. E voglio anche dire che personalmente è dal febbraio 2012 che faccio quello che posso con iniziative di vario genere su insieme questo tema ad altre. Ecco, su questo la sua è una risposta indiretta alle osservazioni che sono state mosse sia dal vice sindaco Nieri, che ha detto ma si sono accorti dal consiglio direttivo di Prima l'Italia, si sono accorti ora che abbiamo tolto già da una quindicina di giorni questo manifesto e stiamo intervenendo in questa maniera. C'è anche un'altra osservazione che no, però le faccio posso rispondere. Intanto sono stati tolto l'8 e non sono 15 giorni, sono di meno. Dopodiché il problema non è quando noi interveniamo, il problema è perché loro l'hanno tolto, la questione ecco, è questa. La vorrei far confrontare su questo anche con l'altro ospite che abbiamo in collegamento telefonico. Si tratta del capogruppo di SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, in Assemblea Capitolina, Gianluca Peciola, che anche insomma ha detto già, ha dichiarato alla stampa cose, insomma vorrei sentirlo. Mi sente Peciola? Sì, buongiorno, allora grazie intanto. Tra le cose che lei ha detto c'è anche che insomma secondo voi, secondo lei si tratta di una strumentalizzazione politica questo intervento di Prima l'Italia? Ma sì, noi abbiamo avuto dubbi sin dall'inizio in merito all'esposizione del manifesto. L'aula consigliare della scorsa consigliatura ha preso questa decisione, la rispettiamo. Però occorre inserire delle precisazioni nel dibattito, fermo restando le ragioni tecniche per le quali è stato tolto il manifesto. Sì. Io entro nel merito politico, parliamo di persone che sono state incriminate per omicidio, il processo non si è chiuso, quindi queste persone sono ancora incriminate per omicidio, cioè hanno ucciso avrebbero ucciso delle persone disarmate, cioè pescatori, padri di famiglia. Quindi non parliamo di eroi nazionali, parliamo di persone che nella migliore delle ipotesi hanno commesso un errore che ha procurato la morte di pescatori. Quindi io farei il manifesto alle famiglie dei pescatori, degli stessi pescatori. E non ho sentito la destra usare una parola di sofferenza, di attenzione nei confronti delle famiglie. Senta, Peciola, quindi però per capire bene questo... Sento molto disturbato, devo dire, la linea, non so se riusciamo, forse se riesce a raggiungere un posto in cui c'è maggior copertura il suo telefono. Adesso riusciamo, mi sente? Forse un pochino meglio. Le volevo chiedere questo, questa rimozione quindi è legata a una questione di merito proprio del contenuto o una questione di decoro della piazza? Sì. La rimozione è dovuta a motivi tecnici che sono stati esposti ufficialmente dal vice sindaco, sì, e dai rappresentanti dell'Assemblea Capitolina. Io entro nel merito politico, però penso che non posso che dirmi non dispiaciuto per il fatto che siano state tolte, perché, lo ripeto, è stata un'operazione chiaramente legata alla cultura politica della destra in Italia, perché viene affisso un manifesto con i tre Marò e si tace delle 3.000 persone italiani, 3.000 italiani, molti dei quali innocenti, che sono imprigionati in tutto il mondo. Allora, quando una persona porta la divisa e fa il militare, è cara la cultura della destra, perché ovviamente si tratta di un militare e anche di un professionista nell'ambito militare. Degli altri cittadini italiani che sono in giro per il mondo, rinchiusi in carceri terribili, senza la stessa attenzione, senza le stesse cure, senza la stessa attenzione della diplomazia, senza abitare in ville come abitano i nostri, l'abbiamo visto sui telegiornali, quali arresti domiciliari hanno fatto i nostri Marò. Ecco, io penso agli altri 3.000 italiani che non hanno la stessa attenzione. Questa ipocrisia la trovo veramente terribile. Allora, volevo sentire Isabella Rauti. Quindi io dico attenzione nei confronti dei Marò da parte della nostra diplomazia, attenzione nei confronti dei loro familiari, per favore non facciamo due pesi e due misure, per cui esistono soltanto gli italiani in divisa per la destra. Mi pare molto chiara la sua posizione. Isabella Rauti.
Sì, allora no, sono contenta che lui sia entrato nel merito, perché quindi allora la questione è, diciamo, ben più grave, almeno dal mio punto di vista, e sicuramente è diversa. Allora, intanto una riflessione sul metodo. Lui dice che l'aula consigliare aveva deciso così e che loro rispettano questa decisione. A me non pare, perché non c'è stata un'altra decisione dell'aula consigliare di rimuovere l'immagine. Inoltre chiedo a lui, che è consigliere comunale, anche se ha parlato un po' da giudice, ma non c'erano anche altre immagini, e anche le altre immagini sono state rimosse, quindi delle due l'una: o è una questione di decoro e allora via tutte le immagini, o è una questione, come dice lui, di merito politico. Non lo so, a questo punto non lo capisco più. Vengo al merito politico. Allora, io, a differenza di lui, non intendo sostituirmi a nessuna forma di giudizio. Io dico solo, anzi non lo dico io, questo lo dice la diplomazia, che è vero che i due Marò sono accusati di omicidio di due pescatori, come è altrettanto vero che adesso si chiede di indagare su altri quattro Marò che hanno lo stesso, diciamo, vittima dello stesso sospetto. Non spetta né a me né a lui dire se sono innocenti o colpevoli, ma spetta al tribunale di competenza, che è quello... No, scusi, mi faccia finire, io non l'ho interrotta e non voglio essere interrotta, perché devo finire un ragionamento come lei ha fatto il suo, che non mi ha convinto, ma tant'è. Allora, finisco. Come si fa? Come si fa? Allora, io non dico che sono innocente o colpevole, non lo devo dire io e neanche lei. Devono essere giudicati dal tribunale competente, che, essendo avvenuto l'incidente in acque internazionali, come lei senz'altro saprà, non è quello indiano. Questo è il punto, cioè la violazione di un diritto internazionale. Qui non è questione del riflesso condizionato della destra, che peraltro comunque quello che lei dice a me non mi offende. Non è questo, questa è una questione di diritto internazionale che è stato violato. Se a lei questo piace, per carità. Per quanto riguarda tutti gli altri casi, nessuno vi impedisce di ricordarli tutti nella piazza del Campidoglio oppure in aula, cioè non è questo il punto. Dico solo che allora, se la rimozione è nel merito, la questione è politica e andava affrontata nell'aula consigliare. Se la questione è di glamour, di decoro della piazza, beh, allora è un'altra cosa, delle due l'una, però, perché sono state fornite altre spiegazioni rispetto a quelle che io ho ascoltato oggi. E io aggiungerei, Peciola, un'altra domanda per lei: cosa succederà in seguito? Insomma, è vero che questi manifesti verranno collocati in altre location, lo vogliamo chiamare, in altri luoghi, sì o no? Ma e sì, dove? Sì. Sicuramente, anche se non, sinceramente, la ricollocazione del manifesto di Marò non mi appassiona. Roma, non lo vede come un problema, urgenze. Le dice. Roma ha altre urgenze. Però dopodiché verranno ricollocati, come è stato detto dal vice sindaco. Tranne i Marò, dice. Anche quello dei Marò, la cosa non mi rallegra, ma rispetto alle decisioni. Che vengono prese, anche perché sono frutto di un atto consigliare precedente a questa consigliatura, e sicuramente non ci metteremo come stella a produrre un altro atto. Però ecco, essendo alte le centralità che riguardano la città di Roma, mi sono permesso soltanto di commentare la tenacia con la quale l'onorevole e gli altri rappresentanti della destra hanno sostenuto una battaglia che è molto più vero, complicata. Vero, io da febbraio 2012 che sostengo questa battaglia, ce l'ho. Quindi, lo riconosco. Beh, l'onorevole Rautini fa una questione di coerenza, no? Vabbè, ma poi è chiaro che siete su posizioni differenti, però è interessante... Penso che se non avessero avuto la divisa quelle persone ce le saremmo dimenticate nelle carceri indiane, quindi come sta succedendo? Ma io non credo, perché mi sono battuta anche per i cooperanti internazionali, certo, che sono stati sequestrati, quindi sinceramente da questo punto di vista mi sento a posto. Peciola, però è interessante capire, poi naturalmente chiudiamo qui, è indubbio che poi insomma Roma abbiamo altre problematiche, però è interessante capire quali sono le posizioni. È una questione quindi sia politica che di decoro? Possiamo sintetizzare così? Speriamoci, la posizione ufficiale è quella che è stata espressa dal vice sindaco, quindi è una questione legata al decoro. Per quanto riguarda Sinistra Ecologia e Libertà, dico che quel manifesto rappresenta una parzialità che caratterizza la posizione politica della destra, nella quale noi non ci riconosciamo. Non l'avrei messo quel manifesto, ecco, ai Marò, se questo è il punto. Forse avrei messo un manifesto che
capace di parlare della questione del trattamento dei detenuti italiani e non delle prigioni. È una questione di diritti civili, però a me non piacciono tanto i manifesti, li trovo veramente rappresentazioni. Ma quello dei detenuti, dei diritti lo appoggerei anch'io. Questa è una notizia, potreste trovarvi Peciola, lei e l'onorevole Rauti a mettere lo stesso manifesto, sarebbe una notizia. No, adesso sto in Capigruppo e sto presentando una mozione per gli sfratti, contro gli sfratti, quindi preferiamo occuparvi di questo, di attenzione alle questioni sociali. Va bene, per carità, poi le differenze politiche meno male che ci sono, no? Se no sarebbe un po' noioso. Io intanto voglio ringraziare sia l'onorevole Peciola, grazie anche l'onorevole Rauti. Grazie a voi andrete avanti su questa, mi perdoni prima di salutarci, su questa vostra battaglia per i Marò, immagino. Allora, no? In difesa dei Marò, assolutamente, per quella coerenza che rivendicavo prima, andrò avanti a titolo personale e anche come prima d'Italia. Perfetto. E questo non significa che torneremo tutti i giorni al Campidoglio, per quanto dopo quello che ho sentito mi verrebbe voglia di farlo, ma non lo faremo, ma terremo comunque alta l'attenzione su questa questione in tutti i modi che potremo utilizzare. Una dichiarazione di pace, tutto sommato, una dichiarazione di pace da parte di Isabella Rauti del Consiglio Direttivo di Prima l'Italia. Grazie per essere stata con noi, un saluto e un ringraziamento anche a Gianluca Peciola. Ci risentiamo anche sulle questioni importanti che lei ha voluto rimarcare, che riguardano l'emergenza sfratti nella nostra città. Buon lavoro a entrambi, grazie per essere stati con noi. Chiudiamo questo argomento che però insomma interessa anche la nostra, i nostri telespettatori, il pubblico, che si chiedono anche poi come andrà a finire questa delicata vicenda. È stato ricordato comunque una questione intricata a livello internazionale, ma lasciamo adesso le questioni internazionali, lasciamo la terrazza del Campidoglio e andiamo invece a muoverci verso via dei Fori Imperiali. Sapete, vi dicevo poco fa come questa la notizia di questo primo importante intervento su via dei Fori Imperiali sia arrivata all'onore delle cronache. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale del primo intervento del Campidoglio per la rimozione del New Jersey che si trovava in via Labicana per una questione, questa sì, che era stata più volte sollevata, una questione di decoro, e ci sono i comitati che si stanno battendo proprio per la questione di via dei Fori Imperiali, che considerano questo primo intervento un primo piccolo passo verso tutto ciò che loro stanno chiedendo da tempo. Allora, ne parliamo e ci facciamo spiegare tutto quanto molto meglio da Augusto Caratelli, che è il presidente del Comitato Difesa Esquilino Roma Caput Mundi. Mi sente, Caratelli? Buongiorno. Caratelli, vediamo un po' se riesce. Eccolo, sento rumori di fondo, quindi siamo in collegamento. Caratelli, mi sente? Sì, la sento. Eccoci bene. Qua. Buongiorno, sento bene. Benvenuto. Buongiorno. Allora, dicevo, un saluto a tutti voi. Questo primo passo lo considerate un primo passo, appunto, no? Una piccola vittoria? È così? Io leggo dalle agenzie che ci sono vostre dichiarazioni dove dite, rivendichiamo questo passo come una vittoria della nostra mediazione con lo staff del sindaco. Sì, sì, direi che dal 3 ottobre, quando appunto c'è stato questo nostro primo incontro, non con il sindaco ma con lo staff, avevamo suggerito delle urgenze, tra cui questa delle barriere di cemento, perché già da luglio noi avevamo, agosto insomma, avevamo espresso un disappunto perché nell'area archeologica del Colosseo, della Domus Aurea e dell'Utus Magnus venisse, diciamo, posizionato del cemento, e questo chiaramente è stato una delle otto richieste che abbiamo fatto puntualmente per risolvere questa situazione che si è venuta a creare a seguito del cambio della viabilità, che purtroppo non è una vera pedonalizzazione, e quindi tutto questo non lo stiamo facendo per fare una vera pedonalizzazione. Quindi bisogna andare avanti. Voi dite, noi abbiamo presentato diversi punti, insomma è come se fosse un libro per il quale si va per capitoli. Questo era il primo capitolo sostanzialmente, ma il libro non è stato letto tutto. No, il libro no, questo è solo l'inizio e siamo contenti. Questa mattina abbiamo fatto il sopralluogo, tra l'altro non è stato ancora posizionato il granito, ma sono stati messi nei primi 20-30 metri dei New Jersey di plastica. Ci auguriamo che insomma questo venga risolto rapidamente. Beh, il tempo insomma di intervenire, no? Sì, ma siccome noi siamo lì pressando per risolvere il problema nell'interesse di tutti, chiaramente i punti più caldi sono la viabilità, dove noi abbiamo chiesto con chiarezza il ripristino del doppio senso di marcia
a via del Nicola Salvi e a via Annibaldi, che sono le due strade cruciali per fare la pedonalizzazione. Perfetto. In più abbiamo chiesto il ripristino della viabilità a scendere da via Le Manzoni, via Labigana, e quindi immettersi su via Nicola Salvi per poi andare verso chiaramente Colle Oppio, e una serie di altri punti che riguardano il ripristino per esempio dei parcheggi su via Merulana a Spina, il ripristino dei parcheggi su via Labigana, perché ricordiamo a tutti che sono stati persi 300 posti auto, la soppressione della corsia di sorpasso su via Merulana e adesso non ricordo tutti i dettagli. Beh, insomma, stavo per dirle proprio questo, insomma ce n'è di cose ancora da risolvere, quindi... Sì, ma questa andremo verso la vera pedonalizzazione, credo che il sindaco, l'amministrazione l'abbia capito. Adesso fare un passo indietro capisco che è doloroso, ma è necessario, e quando si sbaglia bisogna dire ho sbagliato. Adesso sia Veltroni che Rutelli che Alemanno avevano già nel cassetto questo progetto, evidentemente non l'hanno applicato per niente, ma se l'avessero applicato avrebbero anche utilizzato 6 mesi, 9 mesi per portare a regime, perché non è stato fatto né il parcheggio di scambio che è necessario, né la pista dei ciclabili. Oggi ci sono le associazioni dei ciclisti che stanno su piede di guerra anche loro, perché stanno chiedendo. Certo, perché gli hanno detto che facevano i ciclabili non ci sono, e tra l'altro è molto pericoloso scendere in bicicletta contromano su via Labigana verso il Colosseo. Certo. Quindi noi stiamo tentando, credo costruttivamente, di dare una soluzione a questo faccenda ingarbugliata, che spero la nostra competenza sul territorio ci possa portare anche il sindaco a dire sì, facciamo come dite voi, quello che è possibile fare. Sennò, altrimenti a dicembre sarà in difficoltà seria. Infatti, poi sono dolori. Io vedo dal vostro blog che c'è una chiamata alle armi in senso buono, insomma, una chiamata di tutti i soggetti interessati, residenti, commercianti, insomma, che hanno molto da dire, per un incontro, a un corteo che state organizzando per i prossimi giorni, tra 2 giorni, il 24 all'Esquilino. Di che si tratta? Allora, noi dopo domani alle 5 abbiamo convocato tutti i comitati, cittadini, commercianti, lavoratori, tutti quelli che ci vogliono sostenere, per far capire che noi vogliamo bene a Roma, cioè vogliamo fare una vera pedonalizzazione dei fori, un vero parco archeologico, però lo si può fare con le nostre proposte. Allora, questo è duro, io capisco che è difficile, però noi abbiamo studiato da anni questo processo. E se ce l'avessero chiesto prima, invece di ignorarci, avremmo forse già risolto il problema. Evitato tutte queste cose, visto che ci lavorate ormai. Ma poi c'è anche la situazione dei commercianti, voglio dire. Attenzione, perché via Labigana hanno già chiuso in 3. È destinata a morire via Labigana. E quindi... via Merulana, che è una strada strategica, gli incassi sono scesi già del 20% nel mese di settembre. La preoccupazione, chiaramente, Caratelli, è che il pensiero è che sia proprio questa pedonalizzazione o parziale pedonalizzazione ad aver danneggiato questi commercianti. Non pensa magari che potrebbe esserci anche lo zampino di un momento difficile, di crisi, che vede chiudere tanti esercizi commerciali in diversi punti della città? Sì, ma è dato anno su anno, noi insomma, conosciamo bene la materia, non può crollare, era già sceso del 10, ma mese su mese di settembre non può scendere il 20, magari scende il 3, 4, 5%, è chiaro che precipitare del 20-30% in un mese significa che è subentrato un qualcosa di eccezionale. C'è qualcosa allora, qual che è la situazione eccezionale che è subentrata? È l'impedimento della sosta su via Labigana, e quindi è chiaro che tutto quel commercio di passaggio che era il 50% dei incassi degli operatori sta scendendo e andrà verso questo 50%. È chiaro che con gli affitti alti che si pagano a via Labigana e via Merulana, perdere il 50% del fatturato significa chiudere. Certo, significa dato, chiaramente andare per aria. Va bene, insomma, bene, mica tanto. Speriamo che non debba continuare questo processo, appunto, a danno dei commercianti della zona. Vi seguiremo ovviamente con attenzione anche per questa manifestazione che state, questo corteo che state organizzando per il 24 di ottobre. Va bene, esatto. Poi ci vediamo qui in studio, vi aspettiamo, vogliamo approfondire. Attendo la vostra...
Grazie, grazie. Un saluto al presidente del Comitato Difesa Esquilino Roma Caput Mundi, Augusto Caratelli. E con questo collegamento telefonico chiudiamo anche l'appuntamento di oggi con Roma in diretta. Io vi ricordo che noi torneremo come sempre domani alle ore 13, quindi mi raccomando, non mancate a questo appuntamento. Ora vi lasciamo ai servizi del telegiornale e tra poco, a seguire, tra pochi minuti, parte Ditelo a Roma 1 con Andrea Bozzi, che quest'oggi ospiterà Giovanni Fiscon, dirigente dell'AMA. Sarà pronto a rispondere a tutte le vostre domande che riguardano la raccolta dei rifiuti nella nostra città. Quindi potete cominciare a chiamare già da adesso per prenotarvi. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione. Ci vediamo domani. Arrivederci.